Che splendida giornata quel lunedì in Albis. Man mano che si accostavano le 8, tutti quei damerini, giovinetti e ragazzini con i turtoli, ormai induriti sotto il braccio, se ne andavano chi qua e chi là per le strade che menavano fuori dal paese. Si vedevano delle chiorme per la via delle Croci, altre per il Cupello, altre per la Capanna Pallante, altre che scendevano per la Fontana Nuova o per la Fontana Vecchia o della Quercia. Anche sulle gocciolette o giù per il Ruacchio si vedevano gente troppo a troppo. C'era Sandrea che lungo la via delle Croci prendeva accocciate i ragazzi, facendo ridere le donne. La compagnia che andava di là era tutta composta da sarti. C'era Raffaele Guglielmo, detto Pascià, Sinibaldo e sì signore, anche Tanella. Naturalmente c'erano le rispettive donne col codazzo dei guaglioni. Verso le 10 per Santa Croce non si vedeva nessuno. Qualche medico che girava per le visite, qualche gallina razzolante per le strade deserte e qualche cane sonnecchiante al sole. Zio Chele davanti al caffè fumava, lui davanti a un battente di porta ed il chiamato cernitore Annibale Marcello davanti all'altro. Nessun rumore, solo lo scricchiolio della sedia di Zegele, messa in moto dalla gamba sempre in movimento sul piede. «Te l'artetico, cacchio vicino», gli diceva spesso l'Alla Flaviano. «Non vedi che mi frega tutti i seggi». Don Benedetto si affacciò dal balcone ed appese al sole una dozzina di gabbie con passeri solitari, quaglie, cardellini, canarini, fringuelli cecati e monacini. Sul mondezzaio, Emiddio Principe, detto Usarracin, con i suoi calzoni nuovi a quadroni gialli di 40 anni fa, questionava con Nicolino Tartaglia, detto il Felbo, circa alcune robe soggette a dazio. Per casale, solo il vecchio Pardillo seduto al sole, e la cazzurrella e sua figlia, sdraiate avanti la conciliazione, si spulciavano scambievolmente. Folciuotte e Trivisonno ciarlavano sul capostrada di Don Giacomo Ciavarra. Per la strada media, la moglie di Pantaleone alla finestra di Don Gennaro, che moscheggiava con le mani dietro il dorso, indeciso se dovesse o no rincasare. Il quartetto nessuno. Tutto era chiuso, tranne la porta di Don Angelo Tanella, da cui sporgeva il capo curvo del vecchissimo Mas Giuseppe. E sulle scale della chiesa chi? Cianno, il nostro garbatissimo Cianno, che bighellonava su e giù, grattandosi la zucca rapata di cretino, senza ancora sapere dove recarsi. Un cielo azzurro, calmo, tranquillo, cristallino. Il paese è bianco, come intagliato nel marmo, emergente dal verde cupo dei vigneti. Le rondinelle brune e chiassose che tracciavano dei larghi cerchi in aria attorno ai nidi e le schiere dei rondoni fischianti in cerca di cibo sui tetti, coronati di colombi in amore. Una festa della natura. Giù per la strada Fontana Quercia, una frotta di monachelle bruno vestite, dai fazzoletti candidi al colle spiegati sul petto, si rincorrevano giù l'ive, ridendo come pazzarelle. Erano quelle stesse che, nella notte di Giovedì Santo, avevano cantato con voce lamentosa il «Piangete, sorelle, piangete, su, su». Ora Gesù era risorto e loro se ne andavano a folleggiare nella vigna di Cucco, dove avrebbero appeso la calabrosella ad un albero. Ne erano sette, e tra di loro ve n'era una più anziana, con una spalla un po' più alta dell'altra. Sulle vicine siepi, i petti rossi si rincorrevano, svolazzando fra i biancospini in fiore, ed un odore di spiganardo imbalsamava l'aria. Erano di già le giovanette arrivate in fondo, proprio allo svolto della viottola che si insinuava tra la vigna dei Dattino e dei Colagrosso, quando un «Oh!» proruppe dalla bocca di una di esse. Lassù, in capo alla via da loro percorsa, vicino al cancello Don Ciccio, spiccava il nero abito di un piccolo prete dal largo cappello sulle 23. «Chi hai?» fecero le altre rifacendo i passi ed uscendo sulla via della Quercia. «U prevetariel!» esclamarono a coro tutte raggruppate l'una addosso all'altra. «Tocini e Don Pietre!» Un secondo prete alto erculeo comparve. «Un marameo e un prevetone!» «Muovenne, muovenne, su, iammicin!»
Gli occhi della più anziana luccicavano. Un terzo prete comparve. Tutte arrossirono di compiacenza. «Don Prosp! Don Prosp!» fecero saettando sguardi ed ammutolendo come affascinate. Quando videro Don Pietro, che non si aspettavano perché lo credevano con altra compagnia, giusta alle informazioni prese, scoppiarono a ridere. È Don Dominic! Ad un tratto i preti le scorsero. Don Pietro le indicò col bastone. Don Prospero le minacciò con la mano, così per scherzo. Ed esse di nuovo prorompendo in una risata più folle d'argentina che giunse fin lassù, se ne scapparono, facendo volare gli uccelli dalle siepi. La monaca anziana, in ultimo, saltellava anch'essa tutta allegra, con la spalla sinistra in alto e le braccia lunghe lunghe. I preti scendevano ridendo e vociando, contenti di quell'incontro e della splendida giornata che permetteva loro di ricrearsi dopo una lunga settimana di fatiche. Se un aeronauta fosse passato nella sua navicella appesa al pallone in alto per sopra i vigneti e le campagne vicine al paese, si sarebbe creduto in piena Arcadia. Dappertutto si elevava un suono di festa, la festa della natura che si risvegliava al bacio del sole primaverile. Nelle piccole caselle bianche nascoste dietro un ciglione, nei pagliai di fusti di granone eretti come tende di accampamento in capo ai rasiloni, tra i filari delle viti, sotto gli alberi, o sull'erba fresca e novella che imbalsamava l'aria di asi verde e rosmarino, si vedevano dei crocchi di gente allegra e vestita a nuovo, che suonava e cantava, che giocava alla gatta cieca, alle piastrelle, alle bocce ed a cavallo lungo. Per l'aria calma e serena, pregna dell'odore di cucina, si sentiva la nenia, calabusella ano, l'alma mia lumia corno. Le nuove foglioline degli alberi tremolavano allo zeffiretto e delle schiere di colombi campestri volteggiavano sulle alture gremite di pecorelle e caprette abruzzesi. Ogni tanto s'udiva lo scoppio di qualche fucile, seguito dall'abbaiare dei cani, ed i campanelli delle mandrie facevano tin 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 tin. Verso le 12 Santa Croce era completamente deserto. Che splendida giornata! E che serata splendida seguiva ad essa! Difficilmente se ne sarebbe avuta una simile. Il sole tramontava e gli ultimi raggi illuminavano la campagna di una luce rosea, vaporosa. Gli uccelli innalzavano i loro ultimi gorgheggi e svolazzavano tra le siepi sugli alberi, dovunque, in cerca di un ricovero per la notte. Delle schiere di rondoni fischiavano passando come frecce sulla superficie delle peschiere e si bevevano a quel modo, sfiorando l'acqua col becco. Dei merli si canzonavano saltellando nei rigagnoli delle viarelle. Due petti rossi squittirono inseguendosi sul noce di rimpetto la casella ed un usignolo dall'alto di un pioppo fece sentire per poco la sua armonia di paradiso. A poco le ombre calarono. Il bel verde smeraldo della campagna divenne cupo, mentre il ruscelletto che sbucava dalle vasche sotto l'erba e le foglie di menta chiacchierava più forte. Sulla strada nuova si sentivano cigolare i carri, l'abbaiare dei cani ed i canti dei villeggianti di ritorno. Quando la compagnia di Saverio e Luigino uscì dalla viarella che menava sulla strada Fontana Quercia, sorprese tutte le bizzochelle che, addossate alla siepe, dietro la casella spiavano i preti che passeggiavano per il rasolone, con i sigari in bocca e le mani dietro il dorso, per agevolare la digestione. Le giovanette fuggirono all'impazzata, sbattendo le gonne, inerpicandosi sul ciglione della vigna di Cucco, rimanendo solo la più anziana, che prima tentennò dubbiosa e poi corse a rifugiarsi dietro la fratta dei Colagrosso. Gic Papini gridò «Essem! Essem!» e gli altri scoppiarono a ridere «E bi di Monica de Seppavi!» Ma Don Raffaele, per bene assodare di che cosa si trattava, invitò tutti a bere nella sua vigna una giarritella d'acqua fresca.
e quando furono al pozzo si trovarono in tempo per sorprendere le sottane dei preti che svoltavano il muro della casella. Videro pure Domenico che, ancora seduto vicino alla secchia con Vincenzo, facevano a gara per vuotare l'ultimo bottiglione. E Cianno, che seduto a terra faceva la scarpetta nella spasa dei maccheroni e stendeva ogni tanto la mano al principale. Lalla de Minic, dammi una bocchia. Evvite, muove. Ma come? Ma tu vuoi finire tutto quanto tu? Ci è venuto che una bella vena, sa? La buona viva, te viva. Dopo essersi rinfrescati al pozzo, i giovanotti si accesero le pipe e se ne andarono cantando delle canzoni antiche che il genio d'Ingic Papina andava suggerendo. Eppu, il lupo buono non parte più, ci mancava giù, ma n'era che la porta in capo tu. E lì, capillo sorricciuli, ce l'hanno mediata che la vonne fa morire. Verso la mezzanotte, alcuni giovinastri che uscivano dalla cantina de Stupiel e passavano per la strada media, come giunsero davanti al portone di Don Aurelio Parlante, videro steso a terra un uomo. «Madonna!» gridò uno. «E qua c'è sta uno ucciso, agliù!» Gli altri si fecero attorno, accesero dei fiammiferi e videro che era Cianno, steso bocconi col muso in un lago di vino rivalzato. Sembrava sangue. Fu uno scoppio di larità. Toie Cian! E prenderlo chi per i piedi, chi per le mani, e sollevarlo fu l'affare di un minuto. Riportiamolo a casa, sì, riportiamo. Bisogna cantare pure. E di conserva intonarono a voce spiegata, sopra un motivo lamentoso, la canzone di Sansone. E morte Sansone nella chilusetta, e morte Sansone nella chilusetta, la compagnia di Giobbe ci può fare la carità, ci può fare la carità, ci può fare la carità, avvezzami il lupede se potesse risana, se potesse risana, se potesse risana, avvezzami la mano se potesse risana, se potesse risana, se potesse risana. E lo portarono come si porta un maiale ucciso, con i piedi attraversati dal vammigliere per appenderlo a qualche uncino. Delle finestre si aprirono verso la strada e più di una testa si affacciò. Ma che diamine sarà? Ma tutte capelle stanno stanotte! Dal balcone dei Valle, sopra il salone, una voce gridò: «Ne, e chi portate?» Ma il convoglio passò oltre, rispondendo con la solita cantilena: «E morte Giannone nella chilusetta, la compagnia di Giobbe ci può fare la carità, ci può fare la carità, ci può fare la carità». Avevano oltrepassato la stradella du Giudecate, scendevano davanti la chiesa e si sentiva ancora distintamente: «E ci può fare la carità, e ci può fare la carità, ci può fare la carità, e ci può fare la carità». Don Antonio Valle, poiché era lui, restò un bel pezzo sul balcone in camicia, tenendo l'orecchio. Di colpo vide un'ombra, bassa e pienotta, barcollare, tentennare, sgambettare, poi su di un tonfo sul lastrico, pum! Ed una voce strillò: «Ah! Pilu Paravis!» Don Antonio scoppiò a ridere e chiuse le imposte dicendo: «Ah, cacchia! Gli è caduto Luigi da Squitch! Ad avademo se zregavaz!» E si andò a coricare, riflettendo però ad alta voce: può dicene che a barba nera non indovina mai? Ma se mette sempre pelle, un giorno dopo da Pasquale!»